Non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno perché appunto volevo chiedere pubblicamente scusa a Granoce, perché sicuramente il fallo è stato brutto, è una schifezza che non mi appartiene. Però ci tenevo anche a spiegare la dinamica di campo. Perché chi ha giocato calcio, diciamo chi fa calcio sa anche che il calcio è di attimi. e Io quando sono entrato in scivolata, sicuramente sono entrato duro con una foga agonistica importante, che mi contraddistingue poi nel calcio, perché io gioco così. E nel momento in cui l'ho fatto, volevo prendere il pallone, comunque volevo entrare forte sul pallone, e purtroppo il campo è un po' scivoloso. Un po' lui è venuto verso di me e ha sterzato all'improvviso. Io ero già in volo e sicuramente ho fatto una brutta entrata, che mi dispiace tuttora. Però posso anche dire che, secondo me, è stato fatto un caso mediatico troppo grosso. Chi mi conosce sa che Mm, non è nelle mie intenzioni fare male a un avversario, a un compagno eccetera eccetera e chi non mi conosce invece può andare a vedere secondo me anche la mia umile carriera che dice che in 12 anni ho fatto 8 anni di professionismo e 4 di dilettanti ho preso il primo cartellino rosso diretto dopo 12 anni quindi penso che se non sono una persona cattiva come mi stanno dipingendo ho visto qualche giornalista che mi ha dato del killer, del mostro, cose. secondo me sono cose assurde che non devono succedere, e ripeto: mi dispiace per Granoce perché poteva farsi male, però io l'ho visto dopo. Dopo la partita aveva tre graffi importanti. E che io, il momento in cui ho fatto fallo e mi sono accorto diciamo, dell'entità brutta, perché purtroppo nel calcio succede come succede ai grandi campioni: e volevo subito alzarmi e andare a chiedere scusa a Granoce perché non era mia intenzione, come ho detto in precedenza, a fargli male. Non ho avuto il tempo perché sono stato aggredito da 20 persone. Loro allora che vogliamo fare? La gente che mi ha dato gli schiaffi, i pugni, così sono persone sane, brave? Oppure solo Mirko che fa, che fa il cattivo e cose? Io non ho fatto in tempo perché comunque sono stato aggredito e quindi l'unica cosa che mi è venuta da fare è difendermi. È perché mi sono sentito in pericolo, una persona si difende. Secondo me l'arbitro mi ha punito quelle tre giornate anche per questo. E questa cosa mi dispiace, però prendo atto e vado avanti.